30 secondi di non sofferenza, di freddo. Vedi, qua torniamo in un clima ancora accettabile. Peccato che non c'è niente per andare da... E perché devi tornare sempre su, Madonna? Verso di qua si dovrebbe trovare poi Ramo. Vale pure parecchio la coda di scoiattolo. Capisco questi buchi, ma comunque... Alla fine arriviamo per comprarci il vestito di Cagmi resistente a prescindere da... da trovare come trovare i Cagmi, tra l'altro. Hai trovato Pallino Rosso. Combatti contro Pallino Rosso. Altopiano Viddi. Qui invece? Con i Bobo a farci da segno. C'è qua? Che c'è tutto un percorso? E dovrebbe essere ramo questo per forza, immagino per forza. E poi tutto l'albero, non tanto il ramo. Però è bello che l'abbiamo fatto grande, l'abbiamo fatto grosso. Non troppo barbalbero, ma comunque accettabilmente.
Baldo, devi trovare Flora. La sua presenza è fondamentale per ripristinare l'equilibrio. Cerca nel cimitero. Il guardiano della luce è morto molto tempo fa, ma ci dà il simbolo che sappiamo che ce l'ha Ramo. Quindi parliamo con Ramo. Salve, Arboscello. Io sono Ramo. Sono l'anima di questa foresta e di ogni essere vivente che respiri. L'anima di questo territorio. Perché sei qui? Ah, capisco. L'equilibrio deve essere ripristinato. Lo sento. Di notte le mie creature sono spinte al delirio. Ora capisco perché. Percepisco il male. Cresce e ci circonda. Ho una missione per te, Arboscello. Cerca mia figlia Flora. Flora, non so dove possa essere. Vediamo. La foresta è enorme, ma non percepisco l'energia di Flora da nessuna parte. Potrebbe essere lontana dal bosco. Solo un luogo di pietra potrebbe tenerla lontana dalla natura. Forse si trova vicino al mare, lontano da qui. Ascolta, Arboscello. Prendi questo stemma. Apparteneva all'araldo della luce della città di Rodia, un nostro vecchio amico. Portalo a lui, forse potrà aiutarti a trovare Flora e a illuminare le tenebre. Non riesco a dire Flora. Che la fortuna ti arrida, Arboscello. Ed è lo stemma della famiglia di Arturo, con cui possiamo tornare di là. Quindi questo è tutto molto 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 buono. Perfetto. Albero? Quale albero? Io non sono un albero. Io sono un ente. Allora possiamo andare al cimitero adesso e vedere con lo stemma cosa possiamo fare. Adesso la missione che seguiamo è quella di trovare Flora. Adesso abbiamo lo stemma e compare Arturo. Ehi, tu chi sei? Baldo? Capisco, io sono Arturo, il custode del faro. Se Ramo ti ha mandato qui, deve essere successo qualcosa di terribile a Flora. La luce del faro le piaceva molto. Flora può assumere una forma fisica solo di notte, quindi non ha mai visto il sole. Io le raccontavo storie sul sole e lei restava seduta ad ascoltare attentamente. Deve essere intrappolata all'interno del faro. Naroko non può ucciderla, quindi deve averla imprigionata, lontano dal bosco, in una prigione di pietra, vicino all'acqua. Prendi queste chiavi e serve ad aprire il faro. Ora vai e cerca Flora. Presto, non dobbiamo permettere a Naroko di infettare il mondo esterno. E adesso abbiamo la chiave del faro e quindi possiamo andare a fare la missione al faro. Cioè, il gioco, come dicevo prima, una cosa positiva è il fatto che ti apre varie missioni, tutte più o meno parallele, che tu puoi affrontare scegliendo una strada da percorrere o l'altra. Per esempio, siamo andati già al villaggio di Naneko, ci hanno dato un'altra missione che si è aperta. E l'altra cosa è che però questo rende un po' tutto, ma funziona così anche effettivamente per altri giochi, rende un po' tutto schizofrenico, nel senso che fai un pezzettino da una parte, poi un pezzettino dall'altra, poi non sei sicuro che hai ciò che serve perché stai seguendo un filone, magari poi ne segui un altro e poi non ti ricordi se c'avevi l'oggetto che serviva prima, quindi è un pochino confusionaria la gestione. Non era la biblioteca che serviva. È un pochino confusionaria la gestione delle missioni, che però ha anche un aspetto positivo, perché ti dà la sensazione comunque di non bloccarti mai davvero, nel senso, beh, non faccio questo, posso provare a fare quest'altra cosa. Altra cosa che non capisco benissimo, che sempre nella gestione delle missioni, che può essere interessante ma comunque non è perfetto, è il fatto che ti danno delle missioni principali, delle missioni secondarie che poi portano all'oggetto che serve per la principale. Non può andar bene così, perché se è secondaria è secondaria. Ancora
ancora non ci siamo, ma penso che poi ci saremo. Non so se venderla effettivamente o ottenere uno sconto, cioè se comprarla comunque o ottenere uno sconto. Forse la compro, perché comunque ci serve. Bastava fare questo, incredibile. E finalmente possiamo entrare. Era il candeliere. Chiave della segreta. Preso. L'ho visto, ho provato a colpirlo prima, ma... Sto andando veramente a braccio totalmente. Allora, non incastrare. Ehe. E tuttavia... Carino, carino. L'atmosfera non è male. Io vorrei attaccare, ma chiaramente... Quello non lo riprendiamo più? Possibile girare?
Qui non riesce proprio a camminare dritto, no? Ok. Sì, sì, spaccali tutti, bravo, certo. Mi servono tutti. Mi servono tutti. Tutti i vasi mi servono. Vabbè, questa stanza da capo, eh? Tanto ne servono più di uno. Ma non morire, ma non morire, ma non morire. Ma non morire. Pare Metal Gear qua. Sì, va bene, ok, d'accordo, va bene, ma scusa, scende pure un'altra? Questa non è male, questa... molto Metal Gear, ma non è male. Capito? Non sono sincronizzate mai! Non sono sincronizzate mai! Possibile! Non saranno mai più sincronizzate ormai! È finita! È persa! Non sono mai più sincronizzate! Questa scende, quella sale, non saranno mai più sincronizzate. Ce l'hanno fatta.
immaginavo fossimo qui. Adesso si può riprendere anche da lì. Ok. Cosa corri e ti ammazzi? Che colpo! Come siamo aggressivi! Però la cavolatina ce la deve mettere. Però la cavolatina ce la deve mettere sempre. La chiave delle segrete che dobbiamo prendere prima, adesso. Mettiamole tutte in una posizione unica. A meno che non la vuole girata verso il proprio ingranaggio. No, a meno che non la vuole girata verso... Però non è che ci sono altre finestre. Io non riesco a vedere cos'è che cambia. Opposta al proprio ingranaggio. Su 3x3x3 possibilità. E non gli è piaciuta. Brute force. Non ho capito il motivo, non ho capito proprio il motivo, ma va bene uguale, direi.
Direi che va bene lo stesso. A volte è meglio andare per tentativi che stare lì a scervellarsi su com'è. Alla fine non erano così tanti, ne erano anche pochi. Però non erano nemmeno così tanti i tentativi, quindi va bene. Ovviamente il gioco ti deve far fare avanti e indietro. Quindi ho provato quella classica cosa, ho messo a 1, quello che io ho deciso fosse 1, il primo. Poi ho fatto, e poi l'altro l'ho messo uguale, poi ho fatto che il secondo fosse fisso e poi variasse solo il terzo. Variato tutta una volta il terzo non andava bene, allora ho variato il secondo e poi ho rivariato tutta un'altra volta il terzo. Se non fosse andato bene, avrei ricambiato nuovamente il secondo, ricambiato nuovamente e rigirato nuovamente il terzo 4 volte. Se non fosse andato bene, avrei ricambiato il secondo e un'altra volta 4 volte e la stessa procedura cambiando poi l'ordine del primo e rifacendo tutto quanto. Ci volevano 5 minuti, ma forse non ci voleva così tanto. Cioè non ci voleva comunque più di stare lì a capire come doveva essere. Questa è Flora, però rapita dall'oscurità. Il nemico. Fatto? Va bene, dammi il tempo di rialzarmi, come al solito. Dammi il tempo di rialzarmi. Che ritmo degli attacchi è? Che ritmo degli attacchi è? Su. Boh, una pizza, ma come sono il mosso. Boh, un'altra pizza, un'altra mi piava. Boh, un'altra pizza ancora peggio di prima. Boh, te meno. Boh, te meno. Sono tu. Cos'è? Cosa ho preso? Poi è impazzito. Era più facile prima, adesso è diventato più difficile. 27 nemici. Così è impazzito. Impazzisce lui. Prima era una cosa, poi impazzisce. Però abbiamo visto che forse li meno più volte nello stesso modo. Così muore una volta per tutte. Che può essere interessante. Basta, no. Decido che questa devo morire. La prima volta facilissimo, adesso non si può fare. Comunque penso che lo rincoglionisco più volte, così evito che diventa 27 nemici. Era schivabile quasi. Sei tornata, meno male. Ragazzo coraggioso, mi hai salvata. Sono Flora, lo spirito della foresta. Naroko mi ha imprigionata in questo luogo. Avevo notato che il faro era di nuovo acceso per la prima volta dalla morte di Arturo. Così sono venuta a indagare, ma era una trappola. Naroko mi ha rinchiusa qui per tenermi lontana dalla mia foresta e recuperare il suo potere. Il pensiero di ciò che sarebbe in grado di fare mi mette i brividi. I miei cari, piccoli Bobo, sarebbero persi senza di me. Finalmente posso tornare nella foresta. Ti sarò eternamente grata per avermi salvata. Vieni a cercarmi nella profondità della fossa dei Bobo e ti ricompenserò come si deve. Buona fortuna, Amborcello coraggioso. Che gli spiriti ti accompagnino lungo il tuo cammino. E Flora, lo spirito della foresta, è stata completata. E anche il faro d'Arturo è stato completato. Adesso
Lei vuole che l'andiamo a cercare, ovviamente non puoi partire da dove stavi prima, no? Devi partire da sopra e poi scendere giù 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 con le missioni. Adesso dovremmo andare nella fossa dei Bobo, ma di fatto comunque abbiamo fatto, abbiamo salvato Flora, come ci aveva chiesto anche Ramo. Non so se andare a riparlare con Ramo poi o comunque cercare Flora nella fossa dei Bobo. Penso che sì, comunque qualcosa ci ridarà. Poi seguiremo le altre missioni e noi ci vediamo alla prossima puntata.